Vai. Allora, noi cittadini siamo preoccupati che la parola compost fuori specifica possa indurre in errore, ovvero possa essere fatto passare per compost, ovvero per ammendante buono della terra, un materiale che in realtà è velenoso, pericoloso, e per questo ci siamo avvalsi anche del parere di tecnici, tra cui degli agronomi come il dottor Casamassima. Dottore, ci vuole un po' spiegare bene anche lei in cosa consiste questo compost che dovrebbe essere sversato per riempire questa cava? Questo compost deriva dal sottovaglio che si ottiene negli stir, o che si può ottenere negli stir, dal rifiuto indifferenziato, tal quale, o dal cosiddetto rifiuto residuale, ciò che residua dalla raccolta differenziata. Ha un elevato contenuto di sostanza organica. Questa sostanza organica naturalmente è suscettibile di fermentazioni o di essere bioossidata. Nel caso in cui sia bioossidata, si può dire che subisce un processo di compostaggio, vero e proprio, ma il suo contenuto di inquinanti in termini di agenti patogeni, in termini di sostanze organiche di sintesi e in termini di metalli pesanti e altri materiali è normalmente elevato. Quindi mi consenta, anche se, perché noi nutriamo molti dubbi che quello che voglio, il compost che venga sversato qui sia realmente un compost, tant'è vero che c'è una vasca per la raccolta del percolato, ma lei mi sta dicendo che in aggiunta al fatto che molto probabilmente qui non verrà compost di cattiva qualità, anche se venisse compost di cattiva qualità, in ogni caso questo compost sarebbe velenoso e dannoso per il luogo. Ho inteso male? No, hai inteso bene. Innanzitutto il compost che verrà qui, qualora venisse qui, quello che si programma di conferire qui, di abbancare qui, è un rifiuto come è definito dal catalogo europeo dei rifiuti, CER 19.05.03. Anche se fosse tenuto sotto controllo le popolazioni di Scigella, di Enterobacter e altri agenti patogeni, e fossero contenuti sotto controllo i contenuti di arsenico, di cadmio, di altri cromo, altri materiali, altri metalli pesanti o di sostanze organiche, furani e altri, comunque sarebbe un materiale non del tutto biostabilizzato, soggetto quindi a ancora a forti fenomeni di biostabilizzazione, il processo continuerebbe in sito e potrebbe anche in condizioni di anaerobiosi, trattandosi di profondità del profilo previste anche di 40 metri, si potrebbero verificare, anzi sicuramente si verificano anche fenomeni di anaerobiosi, di fermentazioni putrefattive a carico dei materiali organici ancora non biostabilizzati residui, e quindi con processi di metanogenesi e di emissione di altri gas nocivi, altre emissioni ambientali. Quindi rischi per l'acqua, perché c'è una falda acquifera vicino, per il suolo, sì, perché per via dei metalli pesanti e di tutti gli altri inquinanti, sì, e per l'aria, se abbiamo capito, quindi il rischio totale per tutta la cittadinanza. Precisamente così, per l'ambiente e per la cittadinanza, e per, nonché per le attività agricole, ma anche limitrofe, ma anche per l'uso stesso dell'acqua a fini irrigui, industriali, domestici, poiché le falde in zona sono anastomizzate e confluenti l'una nelle altre e fanno tutto riferimento all'unica unità idrogeologica, che è quella dei Campi Flegrei. Quindi il processo di inquinamento non sarebbe confinato in loco, ma si estenderebbe a un'area molto più vasta. Anche attraverso la catena alimentare? Anche attraverso la catena alimentare. Benissimo, dottore, grazie. Grazie a lei.